Ciao, sono Roberta. Sono Alessia. Mi chiamo Luigi. Sono Jessica. Mi chiamo Marinella. Ciao a tutti, sono Martina. Mi chiamo Jessica, sono siciliana. Sono Martina, sono siciliana, precisamente sono trapanese. Mi chiamo Vittoria Privitelli e studio a Ferrara da 2 anni. Sono Melissa e sono una studentessa fuorisede. Sono una studentessa fuorisede. Presidente Musumeci, sono siciliano anche io. Il giorno in cui moltissimi siciliani sono tornati a casa, io ho deciso di rimanere a Milano e fare la quarantena qui. Vivo a Ferrara da più di un anno e sono rimasta qui bloccata ormai dal 23 febbraio. Sono rimasta bloccata qui per il bene di tutti. Sono bloccata a Milano. Sono bloccata a Torino. Sono bloccata a Bologna da 60 giorni. Sono bloccata a Ferrara, ormai da mesi. Ho pensato di tornare a casa, di tornare in Sicilia, ora che in teoria è possibile, ma in realtà non lo è perché voli terminati, treni terminati. Sono figlia di un lavoratore autonomo che a causa dell'emergenza sanitaria non può più aiutarmi a sostenere le spese. Per i miei genitori è un costo mantenermi qui ed economicamente non è più possibile. Ho perso il lavoro a causa del coronavirus. E mi trovo senza lavoro, mi trovo con una malattia cronica. Mia madre soffre di diabete e mio padre non può assisterla perché deve occuparsi di mio nonno. Ci sono persone che quindi hanno bisogno di tornare ora e non tra un mese, tra 2 settimane, tra 3 settimane. Qualche giorno fa ho scritto un post online dove esprimo la mia idea al riguardo e il mio disappunto su quanto ordinato dal presidente della regione Sicilia. Ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di siciliani fuori sede che al momento si trovano a fronteggiare diversi problemi. Così ho aperto un gruppo Telegram dove ci stiamo dando supporto e soprattutto dove, grazie alle nostre forze, stiamo cercando di far sentire la nostra voce che sembra essere dimenticata. Quello che stiamo chiedendo dunque non è ovviamente un nuovo esodo, ma un modo in totale sicurezza per tornare in Sicilia, un protocollo d'emergenza, dei voli organizzati appositamente per far tornare i vostri fuorisede e quindi con tutte le conseguenze del caso, autodenuncia e quarantena. In tempi straordinari ci vogliono misure straordinarie, ci vuole diplomazia, non forza. Aiutateci, ascoltateci. Fateci rientrare in sicurezza. Vorrei proprio tornare. Voglio tornare a casa mia in Sicilia. Restare a casa è un dovere, ma tornare a casa è un diritto. Restare a casa è un dovere. Tornare a casa è un diritto. Rientrare a casa è un mio diritto. Rimanere a casa è un dovere. Tornare a casa è un diritto. Restare a casa è un dovere. Tornarci è un nostro diritto. Ho il diritto di tornare a casa. Restare a casa è un dovere. Ma tornare a casa è un diritto. Quindi hashtag fateci tornare. Hashtag fateci tornare. Hashtag fateci tornare. Anche noi siamo siciliani. Fateci tornare a casa. Fateci tornare. Fateci tornare. Ho bisogno di tornare dalla mia famiglia. Fateci tornare a casa.